Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Massimo Giletti è l'uomo di La 7 su cui la rete punta tutto anche quest'anno. Che cosa sta succedendo attorno a lui nelle ultime ore? Massimo Giletti è il conduttore notissimo che lavora da anni sulla 7. Nelle ultime ore si sta parlando molto del giornalista, scopriamo perché. Massimo Giletti è stato in vacanza e il suo programma Non è l'Arena ha osservato la pausa estiva. Nonostante questo, La 7 ha continuato a fornire ai suoi telespettatori l'offerta televisiva di approfondimento politico e di attualità. Lilli Gruber è già tornata sulla sua sedia di 8:30 e Giovanni Floris ha già occupato lo studio di Di Martedì. Giletti invece riaprirà la porta della sua arena, domenica 11 settembre con la prima puntata dell'autunno 2022. Come la Merlino Alaia che tira, anche Giletti si occuperà di politica, ma non solo. Gli ospiti saranno presenti in studio e in collegamento e Giletti si immergerà nella campagna elettorale. Nelle ultime ore alcune sue dichiarazioni hanno spiazzato tutti, non so se andremo in onda. A cosa si riferisce il giornalista? Giletti aprirà la puntata del nuovo debutto ospitando il leader della Lega Matteo Salvini. Gli inviti nei talk show sono uno dietro l'altro, ma il conduttore come sempre sarà al timone di un grande contraddittorio. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.